È stata un'occupazione lampo quella dei volontari del coordinamento Asti Est in protesta davanti al Palazzo Comunale per dire basta all'emergenza sfratti. Con striscioni, tende da campeggio e termos di caffè caldo, i volontari avevano promesso di rimanere sotto il comune fino a quando non sarebbero arrivate risposte certe sul futuro delle 30 famiglie sfrattate dal condominio pignorato di Corso Volta. A far sciogliere il presidio che da domenica mattina occupava lo spazio davanti al Pala Tartufi, la decisione del prefetto di Asti, Pierluigi Faloni, il quale ha assicurato il rinvio dello sgombero verso la fine dell'anno. Passate quindi le feste natalizie, il problema tornerà nuovamente a riproporsi e i volontari a questo punto propongono al comune una soluzione. Queste palazzine qua potrebbero benissimo in questo momento essere acquistate dal comune, visto che sono ad un prezzo, si parla di ormai un 500.000 euro, quindi essere acquisite dal comune, quindi dall'agenzia territoriale per la casa, e quindi diventare delle case pubbliche a disposizione di famiglie. Con Verrù è ovvio che abbiamo parlato, ma non c'è possibilità di, riguardo a questi stabili, di poterli acquistare per mancanza di soldi. Non si riesce mai a capire, è veramente una cifra irrisoria per l'ATCI stessa, che solo per costruire un palazzo, cioè questo veramente è regalato per le spese che lei ha. L'edificio è stato infatti pignorato e messo all'asta e i contratti di locazione sono stati firmati quando la procedura giudiziaria era già stata avviata. Le famiglie quindi si sentono vittime di un inganno, ma per la legge il loro contratto non è valido. Il prossimo 26 gennaio la palazzina di Corso Volta dovrà essere svuotata e l'edificio messo all'asta sarà venduto. Se per quella data non sarà data risposta definitiva all'emergenza, i volontari lo promettono: torneremo in piazza.